1 settembre 1715 muore il re di Francia Luigi XIV. Con splendore regale incarnò in forma estrema l'assolutismo monarchico. Sua la celebre frase «L'État c'est moi», lo Stato sono io, riassumendo in essa l'idea e la realtà di un accentratore convinto della legittimità dei diritti divini del monarca, ma anche attento a riforme accurate sulle politiche amministrative e fiscali e in politica estera. Creare uno Stato sempre più centralizzato significava governare direttamente dalla capitale. Trasformò Versailles, originariamente una dépendance per la caccia, in uno spettacolare palazzo reale, tuttora uno dei maggiori monumenti mai costruiti. Secondo alcuni storici, anche allo scopo di controllare da vicino l'aristocrazia di tutto il paese, costringendola a vivere lontana da Parigi, dove si dibatteva la vera politica. Nel XVII secolo, la Francia di Luigi XIV, detto anche le Roi Soleil, il Re Sole, divenne la maggiore potenza europea, anche sotto l'aspetto della cultura e delle arti. Il sovrano stesso era dedito a promuovere pittura, architettura, musica e soprattutto danza. Ma si impegnò personalmente anche a sradicare l'accattonaggio, il vagabondaggio e la prostituzione che a Parigi imperversavano. Istituì un ospedale generale dando un'efficiente organizzazione all'assistenza dei più poveri. Morì 4 giorni prima di compiere 77 anni, dopo 72 anni, 3 mesi e 18 giorni di regno. Prima di spirare, ai cortigiani affranti intorno al suo letto, disse: «Perché piangete? Credevate che fossi immortale?»